Amici di Star Casino Sport, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, cominciamo questa nuova rubrica dopo aver parlato di grandissimi giocatori che hanno dato tantissimo alla causa nerazzurra. Partiamo con questa rubrica composta dai bidonacci. E il primo bidonaccio di cui vi voglio parlare è un giocatore che è arrivato all'Inter nell'agosto del 2016. Per lui una presentazione hollywoodiana. Dopo quella di Ronaldo, forse la sua è stata la presentazione più hollywoodiana di tutte. Pagato dall'Inter 30 milioni, stiamo parlando di Gabigol! È stato un tamponamento dopo che ho detto Gabigol. Allora, escluso immediatamente dalle liste dell'Europa League per motivi di fair play finanziario, Gabigol comunque ci ha dato da fare in campionato collezionando 9 presenze e un gol. Praticamente non è riuscito a incidere con la maglia dell'Inter, nonostante quell'anno l'Inter cambiasse veramente allenatori così, come se piovesse. Prima De Boer, poi Pioli, poi i vecchi non hanno avuto, insomma, fiducia in lui. Su di lui aleggiano tantissime leggende metropolitane. C'è chi dice che non facesse la vita da atleta, c'è chi dice che fosse un po' svogliato, c'è chi dice che faceva la vita notturna. Insomma, morale della favola, all'Inter non ha inciso. L'Inter poi addirittura lo diede in prestito in Portogallo, dove anche lì non lasciò il segno. Dopo l'Inter è riuscita finalmente negli ultimi tempi a venderlo e a recuperare in parte i soldi che aveva investito. Fu un flop clamoroso. Mi ricordo le sue ultime apparizioni a San Siro, quando stava per entrare in campo, quelle rare volte che lo ha fatto, veniva veramente insomma accompagnato dai tifosi che facevano il classico quando stava per entrare in campo, ma era più un coro quasi veramente di scherno, perché era diventato un pochettino una marionetta suo malgrado Gabigol. Però insomma ce lo ricordiamo tutti solamente per la sua presentazione hollywoodiana e poco altro. Però poi, tornato nella madre patria, prima con la maglia del Santos e poi con la maglia del Flamengo, Gabigol rinasce e segna valanghe di gol, concludendo la stagione scorsa con l'impresa della Coppa Libertadores conquistata in finale con dei suoi gol decisivi. Cosa succede poi alla fine? Succede che il Flamengo lo riscatta, anche perché comunque stranamente un giocatore che aveva segnato così tanti gol in Brasile vincendo, ripeto, la Coppa Libertadores, non aveva mercato. E anche qui il mistero si infittisce: perché un giocatore che segna così tanti gol e vince la Coppa Libertadores, diventa uomo copertina del Flamengo, non ha mercato? L'Inter non lo rivuole e nessuna squadra europea fa delle offerte reali per lui. Questo è un mistero che non risolveremo mai. Ma tant'è, oggi Gabigol è felice perché gioca nella sua squadra, nel Flamengo, e soprattutto siamo felici noi perché non ce l'abbiamo più.